Il rugby, pur non essendo ancora uno sport di massa, vede crescere ogni anno spettatori e giovani appassionati. Chi di noi non conosce la danza maori degli All Blacks o il terzo tempo che si disputa a fine gara? La tradizione vuole che nel 1823, durante una partita di calcio nella città di Rugby, in Inghilterra, l'inesperto giocatore William Webb Ellis, tra lo stupore dei presenti, prese la palla con le mani e corse a depositare il pallone all'interno della porta avversaria. Da quel lontano 1823 il rugby è cambiato moltissimo, anche se le regole di base sono rimaste immutate, come ad esempio l'assegnazione dei punti che, pur se modificati nel loro valore, possono essere realizzati solo con la meta o con il calcio. L'ovale può essere calciato in avanti solo con i piedi, mentre con le mani deve essere sempre passato all'indietro. La palla non può mai essere trattenuta dal giocatore a terra e se placcati dall'avversario il pallone deve essere rimesso immediatamente in gioco. Esistono diverse varianti del rugby. La più famosa è la Union, che si gioca in 15, ma esistono anche la League a 13 e il Seven a 7. Indipendentemente dal numero di giocatori in campo, il rugby è un gioco di forza che unisce prestanza fisica, spettacolarità e disciplina. È uno sport di contatto dove ogni giocatore ha una posizione e un numero che identifica un ruolo ben preciso. Nelle prime tre linee troviamo gli 8 avanti, ossia i giocatori utilizzati nelle situazioni di mischia. La prima linea è composta da due piloni, il numero 1 e il numero 3, dotati di straordinaria forza nelle spalle e nel collo, e dal tallonatore, il numero 2. In seconda linea giocano il numero 4 e il numero 5, il vero motore della mischia. Giocatori potenti e alti che di solito saltano anche in rimessa laterale, la famosa touche. La mischia è completata dai due flanker o terze linee ala, numeri 6 e 7, e dal numero 8. Dietro la mischia giocano i mediani, di mischia numero 9 e di apertura numero 10. I registi della squadra, cernieri fra i primi 8 e gli altri 5, i tre quarti, divisi fra centri, 12 e 13, ali, 11 e 14, ed estremo numero 15, ovvero i 5 giocatori che solitamente sono i più veloci della squadra. Come in tutti gli sport, anche nel rugby gli anni passano e le regole, le tecniche di gioco e la tipologia di allenamento si modificano. Insieme a Leonardo Ghiraldini, tallonatore ed ex capitano della nazionale italiana, due volte campione d'Italia, campione di Francia, cerchiamo di scoprire alcuni di questi cambiamenti.